Benvenuti a questa lezione del corso di programmazione in linguaggio C in cui approfondiremo l'utilizzo della funzione printf per la stampa video di valori numerici. In particolare faremo riferimento al programma PRG05.C disponibile nella cartella 1.Stampare messaggi su video. Apriamo con Sheet questo file ed analizziamolo in dettaglio. Come descritto nella parte di commento iniziale, il programma stampa video dei numeri interi, o, detto in termini pratici, dei numeri senza la virgola. Eliminiamo per ora la visualizzazione del commento iniziale e concentriamoci sul codice. La prima istruzione del codice invoca la funzione printf, che stampa il messaggio "Ci sono quattro cavalli nel recinto", punto esclamativo. Seguito dalla sequenza di escape backslash n, utilizzata per portare a capo il cursore dopo la stampa video del messaggio. Come richiesto dalla sintassi della funzione printf, l'intero messaggio viene poi racchiuso tra doppi apici, il primo ed il secondo. È interessante notare che questo messaggio è composto non solo da lettere, alfabetiche, maiuscole e minuscole, ma anche da un valore numerico intero, il numero 4. Ne deduciamo che in un messaggio passato alla funzione printf possiamo avere sia numeri che caratteri alfabetici. Si dice in questi casi che possiamo inserire caratteri alfanumerici. Deduciamo inoltre che la stampa di valori numerici non differisce dalla stampa dei caratteri alfabetici. E quindi, se vogliamo stampare dei numeri interi utilizzando la funzione printf, non ci resta che scriverli tra doppi apici assieme agli altri caratteri del testo. Tuttavia, esiste un secondo metodo. In questo secondo approccio, il numero 4 è stato sostituito dalla sequenza di caratteri simbolo percentuale D. Questo non significa che in fase di esecuzione la funzione printf stamperà a video i caratteri simbolo percentuale D. Significa che stiamo indicando alla funzione printf che in sostituzione di questa particolare sequenza occorre inserire un valore numerico intero. Il numero intero che dovrà inserire in sostituzione di questa sequenza è disponibile come secondo parametro di ingresso della funzione printf. Osserviamo infatti che questa funzione è stata invocata con due parametri di ingresso. Il primo è un messaggio di testo racchiuso tra doppi apici ed il secondo è un valore numerico intero. Come sempre, i parametri di ingresso sono separati dalla virgola e sono racchiusi tra parentesi tonde. L'istruzione viene poi completata con il punto e virgola finale. In sintesi, in questa linea di codice stiamo stampando a video un messaggio ed in questo punto specifico del messaggio stiamo inserendo un valore numerico intero dato dal secondo parametro di ingresso della funzione printf. Il vantaggio di questo secondo approccio non è ancora evidente, anzi, in questa fase appare come una complicazione. Per apprezzare le potenzialità di questo secondo approccio, dobbiamo proseguire con l'analisi del codice, spostandoci alla linea che si occupa di stampare a video il terzo messaggio. In questo caso stiamo stampando il messaggio "Ci sono n cavalli nel recinto", dove n rappresenta un numero generico indicato dalla sequenza simbolo percentuale D, che viene poi sostituita dal valore del secondo parametro di ingresso della funzione printf. Quello che cambia rispetto al caso precedente è che in questo caso, anziché specificare un valore numerico, stiamo specificando una operazione aritmetica. Ora, il vantaggio di questo approccio appare evidente. Se infatti volessimo utilizzare l'approccio senza sequenza simbolo percentuale D, dovremmo innanzitutto calcolare la somma di 113 e 109,
che fa 222, e poi sostituire manualmente questo numero nel messaggio della printf, ed infine eliminare il secondo parametro di ingresso della funzione printf. Il risultato finale sarebbe il medesimo, ma nel caso che non fa uso della sequenza simbolo percentuale D, saremmo costretti a fare il calcolo manualmente, cosa piuttosto anomala dal momento che abbiamo tra le mani un processore potente che potrebbe seguire in un attimo calcoli ben più complessi. D'altra parte, in questo caso specifico, è possibile ancora fare un calcolo a mente, ma quando l'espressione matematica diventa realmente complessa, come ad esempio nel caso di calcoli con radici quadrate o logaritmi, diviene indispensabile ricorrere all'approccio che fa uso della funzione printf per eseguire automaticamente i calcoli richiesti. Vedremo nelle prossime lezioni che esistono casi in cui addirittura il valore da stampare non è noto durante la fase di sviluppo del codice e possiamo riferirci ad esso solo tramite un nome simbolico. In tali casi, l'approccio appena illustrato è l'unico applicabile. Il codice prosegue con altri tre esempi in cui si invoca la funzione printf con due parametri di ingresso, dove il secondo parametro di ingresso, osserviamo, è un valore numerico generato da una operazione aritmetica e che va a sostituirsi alla sequenza simbolo percentuale D inserita nel primo parametro di ingresso della funzione printf. Stiamo riportando diversi casi per illustrare come eseguire una sottrazione, oppure una moltiplicazione, oppure una divisione. In particolare per la moltiplicazione si usa il carattere asterisco o star in inglese e per la divisione si usa il carattere slash. Bene, abbiamo completato l'analisi di questo programma e ora possiamo provare a compilarlo e ad eseguirlo. Come sempre, apriamo l'ambiente di lavoro min.gw, posizionandoci nella cartella 1.stampare messaggi su video. E per essere certi di questo, ricordiamo che è possibile digitare il comando pwd. Possiamo leggere che effettivamente siamo nella cartella Home per principianti NPR 1.stampare messaggi su video. Digitando il comando ls, riusciamo ad individuare il file prg05.c, che è il file che va compilato. Per compilarlo utilizziamo il comando di compilazione specificando per il file nel linguaggio macchina il nome prg05.exe. Premiamo il tasto invio, quindi al termine della compilazione osserviamo che è stato prodotto il file in linguaggio macchina prg05.exe. Possiamo a questo punto lanciarne l'esecuzione con il comando punto slash seguito dal nome del file in linguaggio macchina prg05.exe e seguito dalla pressione del tasto invio. Una volta premuto il tasto invio, effettivamente osserviamo che tutti i messaggi sono stati correttamente stampati a video e possiamo anche leggere i risultati delle operazioni aritmetiche di somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Bene, con quest'ultimo esempio terminiamo questa lezione e vi auguriamo buon lavoro.